Ciao ragazzi, io sono Gianni e benvenuti al GG Garage. Oggi recent test del nuovo avvitatore Parkside serie Performance della serie X12V. Motore brushless, non ha la percussione, però novità assoluta per il mercato italiano. Nel mercato estero, Polonia, Svizzera, Germania, Francia, è uscito già da qualche mesetto, però qui in Italia è arrivato solo oggi, quindi faremo recent test su questo avvitatore. Ma prima di andare a vederlo nei dettagli, volevo salutare due cari amici. Il suo adesivo e ne sono molto fido e andrà a far parte della mia sticker doors, scusatemi. E in più si aggiunge anche Willy Wood. Ringrazio entrambi per avermi spedito i loro adesivi e sperando che nel minor tempo possibile arrivino anche i miei. Ma adesso sigla! Bene, come possiamo vedere, questa volta Parkside sembra aver fatto le cose in grande, nel senso che valigetta in cordura, quindi semirigida, perché comunque la fascia qui è semirigida, con due cursori per aprire la lampo, e all'interno c'è il caricabatterie. Manuale di uso e manutenzioni con la foto a colori. All'interno troveremo un set di punte per il metallo, un set di punte per il legno e una serie di bit con il relativo portabit, oltre alle due batterie da 2A X12V e l'avvitatore. Viene rilasciato con 30 Nm di massima coppia in prima marcia da 0 a 400 giri, in seconda marcia da 0 a 1400 giri. Allora, questo avvitatore può ospitare una ponda con il diametro massimo di 10 mm, mandrino in metallo, e devo dire che è perfetto perché non ha nemmeno un po' di gioco. Motore brushless di nuova tecnologia. Le plastiche sembrano, anche se questa targhetta qua dietro non è il massimo, però le plastiche sembrano ben fatte. L'unica cosa che la gomma è un po' dura, non offre tantissimo grip, diciamo. I tre LED che indicano lo stato della batteria, LED frontale per la luce, e questo avvitatore viene prodotto dalla Grizzly Tools e in pratica è stato prodotto 09/2020, quindi è un prodotto se non vado errato, di settembre, quindi è stato prodotto a settembre e sul nostro mercato è arrivato solo oggi che è 11 febbraio. Come per esempio, piccola annotazione, è una ventina di giorni fa, abbiamo preso in offerta questo avvitatore qua, senza batteria. Con questo avvitatore qua, in pratica, tra virgolette, mi sono sentito un po' preso in giro. Perché? Vi spiego. Perché questo avvitatore, in pratica, come potete vedere, è del 12/2019. Noi l'abbiamo preso 2020, 2021. Quindi alla fine sono fondi di magazzino che ci lasciano là, sì, per 19 euro tutto quello che volete, però alla fine bisogna stare anche attenti alla data di produzione, perché andiamo a comprare un oggetto nuovo e poi quando lo andiamo ad aprire troviamo che già ha 2 anni sul groppone. Quindi questa è una piccola nota che ci tenevo a puntualizzare, però lo mettiamo da parte. In questo caso, con questo avvitatore, che ha anche fino a 20 modalità di frizione più quella di foratura, con questo avvitatore che cosa hanno la Parkside, che cosa ha fatto? Apro e chiudo, piccola parentesi. In pratica ha
accoppiato la Bosch, perché se vi faccio vedere, metto questi da parte, vi faccio vedere in pratica. Abbiamo la stessa borsa, come potete vedere, gli stessi accessori, legno, metallo e bit, sempre che esce in questo kit. Trapano avvitatore, ovviamente questo è un trapano avvitatore che ha sempre 30 Nm di coppia, ma ha il classico motore a spazzole, e poi viene dotato di due batterie da 2 A, con il suo relativo caricabatterie. Ma in questo caso io con questo kit ho preso anche con una con la batteria da 2 A e una da 4 A. Però vi voglio far vedere una piccola comparazione sui due, ma non per quanto riguarda quello che sono capaci di fare, ma su grandezza e peso, almeno per renderci conto più o meno se vale la pena spendere 150 euro o 59 euro. Vabbè, che a prescindere, comunque il nostro avvitatore della Parkside, già che ha il motore brushless, già è in vantaggio rispetto al Bosch. Come grandezza vi dico che sono praticamente uguali, come potete ben vedere. Anche il disegno sotto dell'alloggiamento della batteria. Abbiamo gli stessi numeri frizioni 20 e 20, e abbiamo gli stessi giri motore, quindi questo rispecchia questo. Qui abbiamo il mandrino sempre in metallo, ma con la copertura in plastica, e che comunque può sempre accettare un 10 mm. Andiamo a vedere solo per quanto riguarda il peso di entrambi. Vediamo il peso del Parkside. Stiamo su 763 grammi, mentre il Bosch stiamo su 794 grammi. Quindi qui ne risente tantissimo il motore brushless, che in pratica è più leggero del classico motore a spazzole. Quindi anche, diciamo, a livello di peso, il Parkside è davanti al Bosch. Quindi finora solo punti a favore. Ma adesso andiamo a fare le varie misurazioni. Se gira il mandrino che rispetta i giri motore, e se soprattutto il mandrino gira dritto. Facciamo queste prove. Andiamo alla punta. Stretta la punta, questi sono i LED della carica batteria carica al massimo. LED frontale che rimane acceso per qualche secondo. E la punta gira perfettamente dritta. Devo dire che veramente, veramente perfetto, il mandrino gira in maniera perfetta. Adesso andiamo a controllare i giri in seconda velocità, che dovrebbe fare 1400 giri. Ragazzi, 1405 giri minuto, quindi con la seconda marcia rispecchia il suo valore con una batteria da 2 A. Andiamo in prima.
In prima stiamo sui 370 giri minuto, quindi mancano quei 30 giri in più. Però può anche darsi che sia dovuto, parlo per ipotesi, al fatto che comunque il motore è nuovo e tutta la meccanica si debba, diciamo, assestare. Però in seconda ci dà 1404 giri minuto. Quindi rispecchia quello che ci dice in pratica le caratteristiche tecniche la casa. Ricordo che il caricabatterie vi carica le batterie, in questo caso queste qui da 2 A, in 60 minuti, però io vi consiglio il caricabatterie doppio. Infatti io nell'altra uscita comprai quello, così avete sempre le batterie a portata di mano. Questi kit io non li provo neanche, perché parto dal principio che materiale di consumo deve essere di buona qualità. Quindi questi qua me li lascio da parte in caso di evenienza o casi estremi, estremi rimedi. Mi serve un qualcosa che non ho a portata di mano, avendoli questi qua nella sua scatoletta in stoffa, che è molto comoda. A me piace anche perché è ben fatta. Li ho a portata di mano e li uso, ma per un uso quotidiano non so fino a che punto possano andare. Quindi io preferisco sempre usare punte della Bosch o comunque di aziende blasonate che ci garantiscono la qualità. Ma adesso andiamo a provarlo sul campo. Il test che andremo a fare con questo abitatore non sarà un test massacrante, perché bisogna ovviamente fare un test in base all'oggetto che abbiamo. Quindi un 12 volts, andremo ad abitare viti massimo di 8x160, 6x120 e 6x60. Iniziamo. Allora, non metto la frizione perché a me interessa vedere la potenza che ha. Metto già in prima marcia, modalità foratura, che ci dà tutti e 30 Nm, con la prima vite. Senza preforo, ovviamente. Perfetto. Proviamo la seconda. Sostituiamo il bit con un PZ3, andiamo ad avvitare questa bella unità. Ragazzi, l'ha avvitata senza problemi. A 160 senza problemi. Facciamo un'altra prova veloce. Proviamo una 10x240. Vediamo cosa succede. Proprio per esagerare. Ragazzi, qui c'è poco da dire e poco da fare. Se
spettacolo puro. Cioè, queste viti le ha vita in una maniera molto molto tranquilla. Proviamo. Modalità foratura. Questa è una punta da 22 e la casa ci rilascia che può forare sul legno massimo 19. Quindi faremo la prova di foratura solo con una punta per evitare di andare incontro a rischi di rottura del trapano avvitatore. Devo dire che è abbastanza freddo, però la batteria già ci sta lasciando una tacchetta. Calcolate che le batterie le ho caricate al 100%. Però proviamo prima in seconda velocità, modalità foratura, e poi proveremo in prima. Scusate, via. In seconda non si è avviato nemmeno. Proviamo in prima. Non lo so, non ho capito perché. Forse c'è un problema di frizione. Vediamo un po', riproviamo. E si è fermato. Comunque. Penso che qua comunque abbia forato e abbia iniziato anche a forare il secondo murale. Quindi, come si vede, già con una punta da 22 mm già va un po' in crisi, però ha sempre 30 Nm. Ma secondo me si è difeso abbastanza bene. Proviamo a fare la foratura sul cemento, anche se non ha la percussione, ma noi abbiamo le punte multimateriali della Bosch che possiamo forare tranquillamente perché sono state concepite per questi tipi di avvitatori. Prima in pratica che non è partito l'ingranaggio non si è innestato bene, in pratica il cambio della marcia non si è innestata bene sulla prima, quindi era come se girasse a folle. Non penso che abbia un problema il selettore, perché penso che è stata più una disattenzione mia. Però adesso ci siamo. Proviamola sul cemento. Il nostro classico mattone di cemento, punta multimateriale, seconda velocità e non abbiamo la percussione. Vediamo. Disegniamo bene e foriamo. Via. Perfetto, siamo passati da parte a parte. Il foro sul metallo non lo vado a fare perché non ho il metallo da poter forare. Il trapano è freddo in pratica. Vi ricordo che su questo trapano avvitatore ci possiamo alloggiare tranquillamente
batterie da 4 A e diventa tutt'altro avvitatore, perché più sono gli ampere e più il motore soffre meno, patisce meno il sottosforzo. Quindi direi che possiamo andare alle nostre conclusioni. Ragazzi, conclusioni sul ration test dell'avvitatore performance della Parkside modello PB SPA 12A1, ovvero quello col motore brushless, che è una novità, ripeto, sul mercato italiano. Per me è promosso a pieni voti per quello che fa e quello che abbiamo visto. Ovviamente l'abbiamo stressato per quello che è l'avvitatore, non è che dobbiamo fare le stesse prove che facciamo con un avvitatore da 18 o 20 volts, ve lo ricordo, perché sarebbe, diciamo, banale fargli fare delle cose che già per scontato non vanno. Quindi io ve lo consiglio, 59 euro, prezzo eccezionale, va comprato, perché secondo me è un oggetto valido anche rispetto, diciamo, al blasonato Bosch. Pesa di meno rispetto al Bosch e in più ha il motore brushless, cosa che il Bosch in questo caso non ha. Solo che questo lo paghiamo circa 150 euro su Amazon e questo lo paghiamo 59 euro esclusivamente nei Lidl. Quindi ragazzi, se avete la possibilità, compratelo, perché è anche molto piccolo, sta in una mano. Oddio, non è che ho la mano piccola, però è veramente un oggetto bello, veramente fatto bene. Quindi che dirvi? Se il video vi è piaciuto, un like è sempre gradito. Iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità e sul ration test. E già vi annuncio da questo momento che in pratica ci stiamo avvicinando ai 5.000 iscritti e farò di nuovo un contest dove metterò un altro attrezzo in palio per il vincitore, quindi regalerò un attrezzo e in più faremo la comparazione tra il Bosch e il Parkside. Vedremo come, sotto stress, come si comporteranno i due. Per ora, in questo primo confronto, il Parkside vince a mani basse. Ciao ragazzi e alla prossima!